quando si è interrotta questa catena virtuosa dello Stato italiano? La mia interpretazione è che si è interrotta a partire da quegli anni a cavallo tra il 68 e il 70. Si è interrotta con l'ondata del 68 e quindi con quell'ondata che puntava, come dire, alla deresponsabilizzazione, ondata contro la meritocrazia, contro il principio di responsabilità, contro l'idea che si dovesse avere un senso del dovere, non soltanto i propri diritti. Si è interrotta con le turbolenze seguenti, con l'autunno caldo del 69, in cui si sfasciò anche il patto implicito su cui reggeva la produttività italiana. Si sfasciò nel 70 con l'introduzione delle regioni, che dovevano essere un sistema di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e invece diventarono un'altra intercapedine tra i cittadini e le istituzioni, con dei costi esorbitanti e con il passaggio della piccola, vorrei dire quasi fisiologica, corruzione politica al sistema della partitocrazia, della lottizzazione, che ci siamo poi portati dagli anni 70 in seguito, con espansioni patologiche che poi hanno determinato anche Tangentopoli. E allora dobbiamo fare un po' la storia articolata del nostro paese, e mi sono soffermato non a caso sulle regioni per esprimere, come dire, un parere piuttosto critico, freddo, scettico nei confronti dell'assetto federale. Il federalismo sia il toccasana dei problemi italiani, ma perché forse questo paese ha bisogno di un elettroshock, ha bisogno di una scossa traumatica a livello istituzionale, e allora in questa prospettiva, in questa chiave, magari anche il federalismo, che magari non ha delle virtù innate, intrinseche, potrebbe servire allo scopo. Se serve a scuotere la macchina del paese, se serve a dare responsabilità in loco e se serve soprattutto a dire entriamo in una nuova fase, va bene, a patto che federalismo non voglia dire secessione, a patto che federalismo non voglia dire divisione su contenuti. Per esempio, quando si sono attribuite alle regioni le responsabilità in ordine alla pubblica istruzione, alla sanità, anche da un punto di vista della sicurezza, beh, si sono creati dei precedenti inquietanti, e che il nostro paese deve cogliere l'occasione di questa festa, di questa riforma dell'assetto istituzionale e di questo ripensamento dell'identità italiana, per ritenere che tutto questo non sia un inutile retaggio del passato e non sia nemmeno una palla al piede. Noi, se entriamo con un sistema paese vivo nella globalizzazione, nell'Unione Europea, contiamo di più che se entriamo in ranghi sparsi, o se entriamo con le regioni, o se entriamo con un paese spaccato che non crede più in niente, dove le divisioni non sono solo tra nord e sud, ma sono divisioni quasi antropologiche. E quindi ripartire dal senso dell'unità, a mio parere, è il modo giusto per poter rigenerare il rapporto tra cittadini e istituzioni, il nostro rapporto con la storia, e anche per capire che abbiamo questa straordinaria ricchezza che è il marchio italiano, lo stile italiano, i beni culturali italiani, e non possiamo buttarlo a mare come se fosse un'inutile propaggine del passato. È qualcosa che riguarda il nostro presente, e quindi dobbiamo avere il coraggio, l'intelligenza, la creatività di rappresentarlo. Quindi, al di là del ricordo risorgimentale, l'Italia come nazione culturale, l'Italia come identità che precede e precorre di secoli la unificazione statale, sono dei principi basilari su cui poter costruire un discorso unitario, un discorso di condivisione. Poi esistono, accanto ai valori condivisi, anche i valori divisi. Ci sono inevitabilmente dei punti di vista diversi, però la condivisione, l'idea di appartenere a una coinè comune, a una cultura condivisa, a una partecipazione di fondo, credo che debba essere la base per uscire da quest'Italia che si sta riducendo a dei conflitti di cui è vergognoso persino riferirne l'esito. E quindi direi un salto di qualità. Quindi mi auguro che il 17 marzo sia festeggiato, e non solo in termini retorici, che lo si faccia attraverso, interventi di